Ciao Celso! Ciao Diego! Ragazzi! Sei pronto? Sì. Oggi è un gioco di previsione, predizione, premonizione. Quindi ho fatto una previsione. Ma dai, domani piove? No, vabbè, quello ormai faccio. Vuoi vedere? Guarda. Vabbè, faccio. Guarda, guarda, questo è bellissimo. Sì. Ho una previsione, aspetta. Sì. È apparsa dal nasino. Vabbè, la lascio qua. Ecco, più lontano ora, meglio è. Meglio è, visto anche il periodo. Ora, dovremo alternarci a scrivere dei numeri di quattro cifre. Va bene. Parto io. Va bene. Per esempio, 1, 1, 2, 4. Dimmi uno tu. 4, 7, 2, 8. 4, 7, 2, 8. Per esempio 5, 2, 7, 1. 6, 3, 4, 9. 6, 3, 4, 9. Ma io guarda, scrivo 3, 6, 5, 0. Ti è. Ok? Sì. Ce la fa la somma? Porco cane, la faccio io. Ce la fai? Provo. Vuoi fare ad alta voce? Sì, allora 12, allora 4, 8, 12, 1, 13 e 9, 22. 4, 6, 13, 17, 22, 3, 10, 12, 15, 21, 3, 7, 12, 18, 21. Quindi 21.122. 21.122. Nel mondo. Nel mondo. Cioè non mi dire che... 21.122, aspetta! Hai scelto i numeri liberamente? Sì, certo! Che giorno è oggi? Il 21. Il 21 gennaio del 2022. Hai visto a volte il caso? Certo! Guarda che è veramente curioso! Una roba incredibile! Guarda la... Vuoi che te lo insegno? Eh sì, cavolo! Dai, sai che sei un problema? Questo spacca! Ho una malattia! Mi dimentico i metodi nel momento stesso in cui esibisco il gioco. Vabbè. Mi devo iscrivere sul token metodo? No, te lo spiego, te lo spiego. È un'elaborazione di un vecchissimo principio matematico. Te lo faccio vedere. Ok. Allora, devi partire da, ovviamente, se vuoi fare questo spin-off della data. Data. Funziona su... sempre. Sempre. Allora, tu scrivi... la data, sì. Deve essere uno di 5 cifre. Ok. Quindi scrivi, in questo caso è 21 1 1 22. Ok. Questa è la somma che vorremmo ottenere. Certo che sì. Da qui devo tirare fuori un numero. Devo togliere la prima cifra e aggiungere 2 all'ultima. Per cui diventa 1124. Esatto, che sarà il primo numero che scriverò io. Ok. Quindi iniziamo, io scrivo 1124. Vedi che ho scritto 1124. Sì. Poi tu mi dici un numero qualunque. 8721. 8721. E io scrivo il complemento a 9 di questi numeri. Quindi 1, 2, 7, 8. Giusto? 819, 729, 729, 819. Ci siamo? Quindi okay. La somma di questi è 9.999. Sì. Quindi è questo più 1000 meno 1. Tu me ne dici un altro? 5432. 5432? Sì. Di nuovo, 4, sì. 5, 6, 7, giusto? Sì. 5, quindi anche questo è 9000. Quindi questi assieme sono 2000 più di questo meno 2. Meno 2. E sì. Quindi diventa il 2 davanti e meno 2 il 2. Quindi se tu fai la somma uscirà 21.122. È grandioso. E poi fai vedere che... questo è un modo, se lo puoi fare anche che esca la data di nascita okay, e via sì, dicendo. Sì. Ti è piaciuto? Molto, 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 molto. Ovviamente su Talking Magic parleremo un po' di questa cosa, di questi metodi, altri metodi, più altre versioni. Quindi... ma è datato da molto vecchio, giovane? È vecchissimo. Non so quanto, ma sì, è una roba veramente, veramente vecchia. Ok. Tanto, tanto vecchia. Ci sono questa... forse l'idea di avere un risultato che vogliamo noi è un po' più moderna. Cioè l'idea vecchia veniva venduto come una estrema velocità di calcolo. Okay. Tu scrivi un numero, io ne scrivo un altro, ne scrivi uno, ne scrivo un altro e poi ti dico velocemente il risultato. Perché in quel caso il primo numero
è un numero a caso, no? Cioè tipo, che ne so, 3, 7, 8, 1 e non faccio niente. Okay. Poi me ne dici un altro e faccio il complemento, me ne dici un altro, faccio il complemento e qui faccio la stessa cosa che ho fatto qua. Quindi tolgo 2 e aggiungo 2. E quindi so. Invece qua è un po' più moderna l'idea di avere un forzare il risultato e poi dimostrare che è qualcos'altro. Ah, manca una cosa da spiegarti. Praticamente la previsione ce l'ho piegata in mano, la tengo così e quando faccio la faccio partire. Io non la farei quella. Vabbè, poi ognuno fa quello che gli pare. Certo, ma comunque così. Vabbè, è stato divertente, bello, mi è piaciuto. Pensateci, mettete i commenti sotto al video, iscrivetevi al canale, attivate la campana, perché suona la campana, suona per te. E ci vediamo. E ci vediamo alla prossima. Eccitazione, eh? Beh. Ciao! Ciao!